Ciao a tutti appassionati di storiografia militare e bentornati nel quartier generale del Serenissimo. Oggi nuovo video che andrà a distaccarsi un momentino dagli ultimi argomenti che vi ho parlato. Mi sono occupato in gran parte della Venezia Giulia e dell'area al confine orientale italiano, grazie a quel capolavoro di libro scritto dal professor Raoul Pupo che è Adriatico Amarissimo, libro che vi consiglio assolutamente di recuperare e leggervelo. Quindi, parlando il tema di questa sera, vi parlerò di resistenza contro i nazifascisti nel periodo intercorso dal 1943 al 1945. Quindi ci allontaniamo dal nord-est d'Italia e vi voglio parlare di una delle prime, se si può dire, strutture stay behind create già nel 1943, all'indomani dell'8 settembre e l'armistizio firmato tra il Regno d'Italia e le potenze alleate. Ora, quando vi parlo di stay behind, che semplicemente significa stare indietro, sicuramente tanti di voi penseranno all'organizzazione Gladio, organizzazione paramilitare segreta nata nel dopoguerra, più precisamente nel 1956. Non è sbagliato, anzi, ma molto prima di Gladio ci furono varie strutture paramilitari segrete che combatterono l'invasore e non è da meno il fronte militare clandestino del colonnello Montezemolo. Ora, grazie a questo bel libro consigliato dall'amico e utente Enzo Ferrari, mai più onorato di avere un utente che porta codesto nome, vi presento le organizzazioni paramilitari nell'Italia repubblicana 1945-1991, testo scritto da Giacomo Pacini. Quindi quello del colonnello Montezemolo fu il primo tentativo documentato di mettere a punto una rete spionistica legata alla sezione Calderini di epoca fascista, capace di operare dietro le linee del nemico, attuando azioni di guerriglia e svolgendo un'efficace azione informativa a supporto di un esercito contrapposto. Vi parlo un po' della figura del colonnello Giuseppe Lanza Cordero di Montezemolo, che era stato, sotto il fascismo, uno dei più stimati colonnelli del Regio Esercito, nonché il più giovane ufficiale a venire insignito dai tedeschi della Croce di Ferro per i suoi meriti militari. Di ispirazione rigidamente filomonarchica, per non dire del tutto monarchica, dopo l'armistizio si schierò contro il nazismo ed accettò le offerte del generale Badoglio di entrare a far parte dello Stato Maggiore del nuovo esercito del Regno del Sud. Nei giorni successivi alla fuga del re e del governo a Brindisi, poi su indicazione del generale Calvi di Bergolo, che aveva assunto il comando di Roma, città aperta, proprio a Montezemolo venne affidata la direzione del neonato Ufficio Affari Civili. Il 23 settembre, tra l'altro data che verrà ucciso dai paracadutisti tedeschi il vicebrigadiere dell'Arma dei Carabinieri Salvo d'Acquisto, però i nazisti assaltarono i ministeri dell'interno, insomma, quel 23 settembre del 1943 i nazisti assaltarono i ministeri dell'interno e della guerra ed arrestarono sia Calvi di Bergolo sia il nuovo capo della polizia italiana, generale Maraffa. Entrambi vennero deportati in Germania, mentre Montezemolo riuscì rocambolescamente a scappare dalla retata, dileguandosi attraverso i sotterranei del Viminale. Ricercato dai tedeschi, egli, anziché fuggire a sud, scelse di restare nella città occupata ed entrò in clandestinità, assumendone l'identità con tanto di documenti falsi di un inesistente ingegner Giuseppe Cateratto. Ora, il fronte militare clandestino nacque già nei primi giorni di ottobre, dopo che Montezemolo era riuscito a reclutare un congruo numero di ex appartenenti alle forze armate italiane, molti dei quali vennero arruolati perfino durante la loro degenza negli ospedali, dove erano stati ricoverati in seguito alle ferite riportate durante la difesa di Roma, e uno tra questi fu il grande scontro a Porta San Paolo. Contestualmente, il colonnello operò per cercare di riunire in una sola organizzazione tutte le numerose microformazioni militari nate nella capitale, in maniera del tutto spontanea, nelle settimane successive all'8 settembre 1943. In breve tempo, il fronte riuscì così ad aumentare le sue fila, tanto che a fine novembre disponeva già di una rete informativa di eccellente qualità, la quale, pur avendo la propria base a Roma,
faceva affidamento su uomini dislocati in gran parte del territorio occupato. Essi, oltre a dover fornire un aggiornamento puntuale sui movimenti e sulla consistenza delle truppe hitleriane, avevano anche il compito di adoperarsi per evitare che le città italiane, e Roma in particolare, in caso di ritiro delle truppe tedesche, finissero preda di caos e distruzioni. Ad inizio dicembre, poi, l'organizzazione di Montezemolo si dotò di una centrale per le trasmissioni radio che venne convenzionalmente chiamata Centro R, grazie alla quale, pur fra le immaginabili difficoltà, fu possibile instaurare un diretto e costante contatto tra il governo di Brindisi e col Comando Supremo. Il Centro R era costituito da un nucleo centrale e da quattro sottogruppi e di responsabili materiali della gestione delle informazioni da mandare al sud erano il tenente Ernesto Boncinelli ed il maggiore Giovanni De Lorenzo. Ricordatevi questo nome perché diventerà futuro capo del servizio segreto italiano nel dopoguerra, nonché generale comandante in capo dell'arma dei carabinieri, e diventerà famoso per quel tentato colpo di Stato che si chiamò poi Piano Solo. E tra l'altro, proprio lo stesso colonnello De Lorenzo sarà uno dei fondatori della struttura paramilitare Stay Behind, nota come Organizzazione Gladio. Gran parte dei messaggi inviati verso il Comando Supremo contenevano delle minuziose e capillari descrizioni su quella che era la situazione nelle zone occupate del nord Italia, informative sui movimenti dell'esercito nazista, sul suo schieramento delle truppe, sulla locazione dei suoi depositi di armi, nonché analisi di quelli che venivano ritenuti i punti deboli dell'esercito tedesco. Tra le principali azioni di guerriglia attuate in quei mesi dagli uomini di Montezemolo, merita di essere ricordata la distruzione del viadotto della Riccia, grazie alla quale si riuscì a causare un pesante danno alla logistica tedesca, limitandone in modo considerevole l'invio di truppe verso le zone del sud in cui ancora si combatteva. A progettare quell'operazione fu lo stesso colonnello che ne delegò l'attuazione alla cosiddetta Banda dei Castelli Romani, guidata dal generale Roberto Lordi, mentre a fornire l'esplosivo col quale venne poi fatto saltare il viadotto stradale fu il direttore del polverificio Stacchini, Sabato Martelli Castaldi, ex generale della Regia Aeronautica, defenestrato da Mussolini perché lo stesso Castaldi si era permesso di criticare le condizioni in cui versava la Regia Aeronautica italiana. Questi Castaldi è un personaggio poco noto, ma che nel fronte ebbe un ruolo di cruciale importanza, poiché grazie al suo lavoro, egli di fatto produceva esplosivi, divenne il principale fornitore degli armamenti per i militi di Montezemolo. Data la sua conoscenza del tedesco, inoltre, per diversi mesi egli riuscì a mettere in atto un rischioso ed ardito doppio gioco, lavorando assieme alla nipote Isolina come interprete per gli ufficiali nazisti, dei quali seppe abilmente conquistare la fiducia, tanto da arrivare a collaborare perfino con Kesselring, comandante in capo delle forze tedesche in Italia. Contestualmente ricevette dai tedeschi il compito di produrre armi per il loro comando militare e, sfruttando quella sua posizione, Castaldi più volte dette ai nazisti del materiale difettoso o di scarsa potenza, passando poi tempestivamente al fronte clandestino ogni informazione raccolta presso la Wehrmacht. Purtroppo la mattina del 17 gennaio del 1944, tuttavia, in seguito alla delazione di un operaio, un reparto di SS operò una retata presso il polverificio, arrestandone il proprietario Enrico Stacchini e numerosi dipendenti. Poche ore dopo fu catturato anche Castaldi, che venne rinchiuso nella prigione di Via Tasso e segregato, subendo torture di ogni tipo e non rivelando mai la sua vera identità. Parallelamente al suo arresto, anche per Montezemolo le cose volsero al peggio. Sempre nel gennaio del 1944, pur in questo caso in seguito ad una delazione, una pattuglia di tedeschi lo arrestò mentre usciva da una riunione clandestina tenutasi nella casa del diplomatico Filippo de Grenet, e con lui finirono in carcere anche due dei suoi collaboratori, gli ufficiali monarchici Raffaele Aversa e Giovanni Frignani. Si dice che il colonnello Montezemolo fosse stato riconosciuto per via delle sue orecchie a sventola, e questo era appunto un segno particolare che lo faceva riconoscere seduta stante.
E quello che fu il destino del colonnello Montezemolo fu purtroppo, ahimè, tristemente noto. Perché? Perché, scusate, brutalmente torturato per 2 mesi, durante i quali pure il Papa si adoperò per chiederne la libertà. Egli finì trucidato nell'eccidio delle Fosse Ardeatine assieme al generale Sabato Martelli Castaldi. Dopo l'arresto di Montezemolo, il nuovo comandante del fronte militare clandestino divenne il generale Bencivenga, ex braccio destro del generale Luigi Cadorna durante la Prima Guerra Mondiale, tra cui anche vanto un suo libro scritto che si intitola La campagna del 1915, sotto la cui direzione i rapporti col Comitato Liberazione Nazionale conobbero purtroppo un brusco peggioramento. Eh sì, bisogna dirlo, Bencivenga non aveva le doti organizzative e militari del colonnello Montezemolo. Tuttavia, non fu lui ad occuparsi di riattivare i contatti con la rete clandestina messa a punto dal colonnello, poiché questo compito passò a Giovanni Duca, un ex ufficiale del SIM, il Servizio Informazioni Militare, facente parte della sezione Calderini, e dalla cui memoria, come vedremo, venne nel dopoguerra intitolata una delle più enigmatiche organizzazioni paramilitari di tipo Stay Behind, sorte in Italia prima della nascita di Gladio. Ora, giungendo alla mia solita conclusione, l'organizzazione paramilitare del colonnello Montezemolo fu di sicuro una delle meglio organizzate strutture Stay Behind che operarono nell'Italia occupata dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Di solito, più che giustamente, perché è più che giusto, ci si concentra solo sulla figura del colonnello Montezemolo. Un eroe con la E maiuscola e con i testicoli che gli fumavano, se mi si passa il brutto termine. Perché sotto tortura questo eroe con la E maiuscola non rivelò mai l'esistenza della propria organizzazione, limitandosi a dire solo il suo numero di matricola e ridendo bellamente in muso ai suoi boia. La sua figura sembra addirittura sottovalutata, ma rendetevi conto di quale organizzazione aveva creato sotto il naso dei tedeschi nell'arco di pochissimi mesi e dando parecchio filo da torcere alle formazioni militari germaniche presenti nella capitale, tanto da far preoccupare lo stesso maresciallo Kesselring. Ho voluto parlarvi più del funzionamento e dell'operato del fronte militare clandestino, e non solo delle due figure principali della lotta armata contro i tedeschi e i fascisti in Italia, senza omettere però la figura del generale della Regia Aeronautica Sabato Martelli Castaldi. E non dico ex generale perché ex generali non lo si è mai. Quindi, se vi capita di passare nel sacrario dove è avvenuto l'eccidio delle Fosse Ardeatine, pensate anche a loro, se oggi potete godere di tanta libertà. Eppure vi lamentate, beh. Il colonnello Montezemolo rifiutò di raggiungere il governo Badoglio oltre le linee alleate e preferì condurre le operazioni del fronte militare clandestino di persona nella Roma occupata dai tedeschi, come un buon e valido comandante si rispetti. Si dice pure, ma non ci sono prove a riguardo, che il fronte militare clandestino esistesse già prima addirittura della caduta del fascismo e ancor prima della destituzione e dell'arresto di Mussolini avvenuto il 25 luglio 1943. Tanto che all'incontro di Feltre, il precedente 19 luglio, lo stesso Montezemolo si dice con la complicità dell'allora capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Vittorio Ambrosio, avrebbe ideato un piano per eliminare Hitler e forse lo stesso Duce. Piano non mi ricordo perché semmai fallì, però questo esempio è riportato nel libro scritto da Eric Kubi, Il tradimento tedesco. Ma vi ripeto, non ci sono prove a riguardo. Quindi ragazzi, io il mio video sul fronte militare clandestino l'ho terminato. Parlerò ancora di strutture paramilitari Stay Behind, sia durante gli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale che in tutto il contesto che andò da dopo il 1945 al 1991, portate pazienza, tempo permettendo e lavoro eccetera eccetera. Quindi, se il video vi è piaciuto, like, iscrivetevi al canale che è gratuito, non vi costa nulla, commentate, fatemi sapere le vostre considerazioni negative o positive, aggiunte o quant'altro.
e dal Serenissimo Venezia 90 è tutto, ci vediamo ad un prossimo video. Buonasera ragazzi!